condanna. Sgobelliti Giuseppe alla pena di anni 6 di reclusione. Sgobelliti Giuseppe, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, è in stato di interdizione legale durante la pena. Ma ha visto che Sgobelliti l'hanno condannato? Per me poteva anche morire. Già mi dispiace, però lui doveva fare le cose per bene. Lei ha votato Sgobelliti? Io ho votato a Sgobelliti, chi sia Sgobelliti si metteva a Santa Lucia. È un bravissimo ragazzo. Solo un mazzettino di carote! È salito come sindaco e ha trascurato un po' il Reggio Calabria. Posso dire solo che chi ha fatto male, chi ha fatto male, ma le riceve. Ho agito senza tenere conto delle cose che faceva. Noi cittadini paghiamo lo sconto di queste cose. Noi stiamo pagando tutto quello che c'è da pagare, lo stiamo pagando ora noi cittadini. Arrivati a un certo punto sono tutti uguali. O ti adegui o non fai carriera. È così il discorso. Io mi posso sbagliare e correggetemi. No. Tu puoi essere la persona più onesta al mondo. Quando arriva a un certo punto ti devi adeguare, se no ti tagliano i passi. E poi adeguare no, perché sapeva adeguare? Guarda, io sto fatto qua che lui fermava con legge, ma io non credo che lui fermava, perché sapeva cose. Se mucciava Reto Iro non penso. No, che se mucciavano, Agito con troppa leggerezza sulle cose. Sono d'accordo con te. Però che non sapesse le cose, no. Se è vero quello che ha fatto, cioè tutta la giunta, tutti quelli che so, io non sono un politicante, non capisco di queste cose. Però di quello che si sente in giro ci sta. Se ha fatto qualcosa di male, benvenuta alla giustizia. Se non lo sappiamo. Ricordarsi che è un giudice di un altro partito che ha condannato. Non lo so, secondo me. Cioè, se diciamo è meglio viene punito se ha fatto qualcosa di. Lui è stato condannato a 6 anni di carcere per falso in atto pubblico e. Secondo me è giusto. Ha rovinato questa città, lui ora si deve dimettere. Penso di sì. Purtroppo Reggio Calabria è così. Noi l'abbiamo votato, noi l'abbiamo fatto e questa è la gente che meritiamo. Quindi è inutile fare discussione, ci sono dei favoreggiamenti, promesse, delle cose, si sa, posti di lavoro che poi non esistono e la gente purtroppo, come dicevo prima, ci cade. Quindi questa è la mia città purtroppo. Deve essere assolutamente ricordato nella storia come il peggiore in assoluto. È precipitato nel baratro, proprio nel suo stesso buco. È una cosa incredibile quello che è successo in questa città. Balletti, festini, RTL, cosa ne dobbiamo dire di più? Ogni estate 600.000 euro dati per suonare, ballare e cantare, quando poi venivano tolti questi soldi per i servizi essenziali da dare al terzo settore, cioè veramente il DJ Hood, oserei dire. C'era Robin Hood che rubava i ricchi per dare ai poveri, qui è venuto perfettamente il contrario. La città è in ginocchio, la vediamo ogni giorno, la viviamo ogni giorno e noi stiamo vivendo purtroppo l'epilogo di questo cosiddetto modello Reggio che ci ha portato a vivere sotto cumuli di spazzatura, a avere l'abitudine delle strade in condizione pessima e l'azzeramento dei servizi. Anni di malgoverno e mala politica che alla fine, come si suol dire, i nodi vengono al pettine. Sgobelliti non sapeva cosa firmava, quasi fosse stato circuito, quasi fosse stato un bambino poco esperto, no? Quindi anche ammesso che ciò fosse vero, allora sicuramente era inadeguato a ricoprire il ruolo che ricopriva. Secondo me la città è contentissima, anche perché siamo in un degrado enorme. Ora, se la colpa è sua personalmente, di quando era sindaco, di quando è stato consigliere e governatore, questo basta guardare un attimino la spazzatura, l'acqua, eccetera. Cioè, Eppure questa è la stessa città che a lui ha dato il 70% dei voti e ha rappresentato la sua fortuna politica. Ma guarda, le persone cambiano come il vento.